dove eravamo rimasti? Ah sì, alla filosofia di Aurobindo. Che afferma che l'esistenza è costituita da una serie di piani di coscienza, ognuno con una sua gemma di qualità e di energia che influenzano la nostra vita. Quindi, sigla. Questi piani di coscienza sono organizzati in una gerarchia di livelli che, come una grande scala, si sale fino ad arrivare alla consapevolezza cosmica. La consapevolezza si sviluppa attraverso un processo graduale di ascensione a livelli sempre maggiori di consapevolezza, fino a raggiungere il livello più elevato che lui chiama il superconscio. Il processo di ascensione comporta l'integrazione di diverse energie e la trasformazione della qualità della coscienza. E la comprensione di questi livelli di coscienza può aiutare le persone a sviluppare il loro comprensione, saggezza, compassione, dice lui, e una comprensione più profonda e armoniosa del mondo attorno a noi. Non male. Il processo di trasformazione di Aurobindo si basa su diversi principi. Numero 1. Autorealizzazione. Aurobindo sostiene che tutti gli esseri umani possono raggiungere uno stato di autorealizzazione attraverso una consapevolezza più profonda della propria natura spirituale. Quando le persone si rendono conto di ciò che sono realmente, possono iniziare a vivere una vita più ricca e significativa. Numero 2. Percezione superiore. Aurobindo sostiene che una volta raggiunta la consapevolezza spirituale, cioè il punto 1, gli esseri umani possono sviluppare una percezione più profonda e più elevata del mondo intorno a loro. Questa percezione superiore può aiutare le persone a comprendere la vera natura della realtà e vivere più in armonia con essa. Trascendenza. Sri Aurobindo sostiene che l'autorealizzazione e la percezione superiore possono portare alla trascendenza, uno stato in cui le persone possono raggiungere una consapevolezza più profonda ancora della realtà. E una volta raggiunta la trascendenza si può vivere una vita ancora più ricca e ancora più significativa. Ovviamente si usano gli stessi termini, ma più ricca e significativa, ma a un livello superiore che si può realmente comprendere quando si è in quello stato di coscienza. E molti stati di coscienza elevati noi possiamo solo intuirli, perché non li viviamo. Senza esperienza empirica puoi solo intuire. Però puoi fare dei passi per fare dei piccoli salti quantici per raggiungere il livello più alto che tu possa raggiungere in questa vita, per avere una vita sempre più ricca e significativa. Numero 4. Unificazione. Le persone possono raggiungere una più profonda unità con il tutto. Una unità che può portare ad una maggiore consapevolezza e comprensione del mondo intorno a loro. Questi piani di coscienza, secondo Aurobindo, possono essere raggiunti attraverso la pratica della meditazione e dello yoga. Questa è la sua strada, questi sono i suoi insegnamenti, si basano su questo. Ma come sappiamo ci sono infinite vie. Per fare questi piccoli salti quantici però è necessario, come ripeto sempre fino alla nausea, il non giudizio, perché non ci permette di vedere la realtà nella sua autenticità e quindi non è possibile in questo caso nessun salto quantico per raggiungere consapevolezze maggiori. E l'onestà verso se stessi, che sembrano cose banali e scontate, ma non lo sono affatto. Un altro aspetto importante per iniziare a fare dei salti quantici, a raggiungere livelli di coscienza sempre maggiori, è cercare di prendere in mano le redini dei nostri pensieri e delle nostre emozioni. Perché se c'è il rumore dei nostri pensieri e delle nostre emozioni, non possiamo creare quel vuoto, quel silenzio che ci mette in contatto con la nostra anima, lì dove risiede la nostra anima, nel vuoto e nel silenzio della nostra mente. E ovviamente eliminare le credenze limitanti che la società ci è imposto, anche se non è il termine giusto secondo me, ma non fa niente. Anzi, divenire consapevoli che quello che ci viene detto è solo quel che ci viene detto e non quello che noi ci diciamo o ci possiamo dire nel silenzio, nel vuoto,
posto in cui l'anima ci sussurra. Oh, va bene. Se vuoi conoscere nuove terre, devi essere pronto a lasciare il paese di origine. Questa non è mia, ma non mi ricordo di che, ma è molto bella, mi piace. Quindi, secondo Aurobindo, secondo il biocentrismo dello scienziato odierno Robert Lanz, secondo i Veda, che sono i testi sacri più antichi conosciuti dall'uomo, ma altre filosofie, forse tutte le filosofie e le religioni finiscono sempre lì, ovvero che la coscienza è il fulcro di tutto. Ma come possiamo definire la coscienza in modo tale che possa essere qualcosa di intuitivo? Proviamoci. Immaginiamo che la coscienza sia un'informazione sotto forma di vibrazione dalla quale si crea tutt'attorno la realtà che noi vediamo e percepiamo. Questa vibrazione ha una sua densità e una sua vibrazione, come ci afferma anche il biocentrismo di Lanz. E la densità e la vibrazione sono coloro che dettano le regole per la creazione dell'universo di quella determinata coscienza. Ogni coscienza ha la propria vibrazione. E in base alla propria vibrazione, la vita è. Se la vibrazione della nostra coscienza vibra sulle frequenze della rabbia, della gelosia, dell'invidia, della sofferenza, il mondo esterno sarà così, sarà percepito così. Facendo del lavoro su di noi, ovvero prendere le redini della nostra mente, dei nostri pensieri, delle nostre emozioni, questi livelli di coscienza non riguardano solo la vita oggi, ma riguardano l'intera esistenza, l'intero percorso, anche il post-morte. E questo mi sembra abbastanza intuitivo. Come ho detto nell'episodio precedente, guardatevi la serie dall'inizio piuttosto, se la vibrazione della nostra coscienza oggi, qui e ora, si trova sulle frequenze della rabbia, della paura, della sofferenza, anche dopo la morte sarà così. E ce lo spiega il bardo Todor. I libri sono da qualche parte. Non mi va di prenderlo. L'ho preso. Il libro tibetano dei morti è un antico testo che descrive quello che può avvenire ad una persona dopo la morte. Il testo insegna che la morte non è l'ultima fase dell'esistenza, ma piuttosto un passaggio verso consapevolezze più elevate. Il libro afferma che le anime, che sono ricche di buone azioni, possono essere ricompensate con una vita di benessere, mentre quelli che hanno vissuto una vita di ignoranza e malvagità possono essere punite con una vita di sofferenza. Molto simile alla visione cattolica, ma una vita di ignoranza e malvagità dipende dal nostro stato interiore. Se noi viviamo questa vita dando importanza a ciò che è essenziale, non ti devi preoccupare. Non devi avere né aspettative né desiderio di arrivare a livelli di coscienza più grandi, maggiori, rispetto a quelle che hai. Questo è un desiderio egoico, ma se sei riuscito a creare quel vuoto, quel silenzio e quindi a metterti in contatto con la tua anima, sai di cosa sto parlando. Il libro spiega anche come le persone possono prepararsi per la morte e come affrontare le esperienze che seguono la morte. Inoltre fornisce informazioni anche su come le anime dei defunti possono essere liberate dal ciclo della vita e della morte. E per tutti questi approfondimenti specifici compratevi il libro. Anche secondo il libro tibetano dei morti, la morte è solo una transizione verso un nuovo tipo di esistenza. Si crede che quando una persona muore, la sua anima abbandoni il suo corpo fisico e continui il suo viaggio attraverso una serie di esistenze, ciascuna delle quali offre l'opportunità di evolvere come essere spirituale. La vita successiva è considerata una proiezione della vibrazione che abbiamo raggiunto in quel momento. La reincarnazione può durare fino a moltissime vite finché l'anima non ha raggiunto l'illuminazione, lo stato di liberazione del ciclo della vita e della morte, detto samsara. Ma cosa succede quando moriamo? Precisamente, secondo il bardo Todor, in primo luogo la coscienza si ritrae dalla pelle e dagli altri organi sensoriali. Si perde il controllo delle parti liquide e solide del nostro corpo.
il calore, il respiro. E fin qui forse possiamo anche arrivarci noi da soli. Quindi gradualmente le energie si spostano tutte verso il livello del cuore, mentre la mente vive esperienze di chiarezza e gioia, come le NDE. Dopo 20-30 minuti che si è esalato l'ultimo respiro, si sperimenta una totale oscurità e subito dopo appare una luce intensa a livello del cuore. A questo punto, secondo il bardo Todol, si presenta un'occasione unica. Se si è meditato a lungo, se si sono mantenuti i contatti con la pratica, se si è stati onesti nella vita con se stessi, se abbiamo sviluppato tutte quelle cose dette prima e che diciamo sempre, non giudizio, credenze limitanti, c'è la possibilità di riconoscere e mantenere questa luce portandoci di fatto all'illuminazione. Ma se siamo qui, non è successo. Se tuttavia si diventa inconscienti a causa della troppa luce, questo stato di inconscienza dura circa 3 giorni e a risveglio non si sa di essere morti o non lo si vuole riconoscere. Per circa una settimana la mente rimane nella continuazione della vita appena conclusa. Si ritorna nei posti e dalle persone conosciute, le quali non possono vederci, i cosiddetti fantasmi. Questa condizione è molto confusa anche perché a causa della perdita del corpo si appare immediatamente in qualunque posto pensiamo. 10 giorni dopo la morte e dopo una settimana in questa condizione si riconosce infine di essere morti. Questa consapevolezza è un tale shock che si sviene nuovamente. E quando la mente si riprende da questo secondo stato di inconscienza, il mondo abituale è scomparso e il nostro subconscio si attiva. Le profonde impressioni immagazzinate appaiono e entro e non più di 5 settimane e mezza esse maturano in rigide strutture psicologiche che esprimono le più forti tendenze mentali avute nell'ultima vita. Sia orgoglio, gelosia, rabbia, attaccamento, avidità, confusione. La tendenza predominante colora la mente e allo stesso tempo attrae posti ed esseri che rispecchiano quella tendenza, quella vibrazione. L'inferno. Con azioni positive, dice il libro tibetano dei morti, ma io preferisco dire con azioni di coraggio, di forza e di libertà, conducono a rinascite favorevoli e in paesi piacevoli, mentre azioni nocive conducono a rinascite fatte di sofferenza, che rendono la vita difficile nella maggior parte del mondo d'oggi. Se oggi tu hai in te sentimenti rancorosi, di rabbia, di invidia, di gelosia e muori, così è la vita. Il post mortem che creerai sarà fatto della stessa sostanza. Gesù ha detto le stesse cose: non giudicate, sviluppate sentimenti di prosperità, di amore, di comprensione per la vita stessa. Gesù era un uomo che ha raggiunto il livello massimo di coscienza, la coscienza cristica si dice in esoterismo. Cristo, dal greco Christos, vuol dire unto, che secondo la Treccani è il corrispondente dell'ebraico Messia. Unto da Dio, eletto da Dio, che è un'analogia, se ci pensi, proprio come veniva considerato Aurobindo un avatar. Sono la stessa cosa, ma a me piace vederle come analogie, ma non è importante. Come le possiamo vedere, l'importante è comprenderle. Di tutto questo puoi dire certamente io non ci credo e va bene così, ma voglio sottolineare una cosa, l'umiltà. L'umiltà è comprendere che tutti questi scritti, questi insegnamenti arrivano a noi da una coscienza superiore alla mia e alla tua. Al massimo possiamo dire non comprendo, non riesco a comprendere, ma dire non ci credo è presunzione. E fin tanto che dici no, non ci credo, per me sono tutte cazzate, vuol dire che il tuo livello di coscienza si trova in basse vibrazioni, nel buio. Attenzione, non voglio dire che devi credere alla lettera, il discorso è proprio un altro. Ma fin tanto che stai giudicando questo come non vero e non come delle nozioni da cui prendere il meglio per la propria vita, sei in basse vibrazioni. Logica. Io sto solo esplicitando, a modo mio, quello che dicono in fondo tutti questi insegnamenti.
Voglio chiudere questa seconda parte della seconda puntata della miniserie La morte con una frase di Carl Gustav Jung. Quando un uomo corre dietro a falsi beni e quanto meno è sensibile all'essenziale, tanto meno è soddisfacente la sua vita. Si sentirà limitato, perché limitato sono i suoi scopi. E io aggiungo, attenendomi a quello che abbiamo detto finora, più un uomo corre dietro a falsi beni, non solo poco soddisfacente gli apparirà questa vita, ma anche tutto quello che verrà dopo questa vita.